Dibattito sui rimborsi in regione. Dimensionamento scolastico. Audizioni sul servizio civile. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nella seduta del 28 ottobre, ha svolto un ampio dibattito sulle comunicazioni del Presidente della Giunta in merito alla vicenda giudiziaria dei rimborsi spese in Regione. L'Assemblea ha poi preso atto della decadenza del consigliere Maurizio Marrone dal Consiglio di amministrazione di IRES e ha nominato i revisori dei conti dell'azienda ospedaliera Mauriziano di Torino e dell'azienda sanitaria locale Cuneo 1. In primo piano. Il presidente della Giunta Sergio Chiamparino è intervenuto in aula nella seduta del 28 ottobre sulla vicenda giudiziaria dei rimborsi delle spese in Regione. L'indagine ha portato alla richiesta di imputazione coattiva per alcuni consiglieri e per gli assessori Aldo Reschigna e Monica Cerutti nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria sull'utilizzo delle risorse dei gruppi consigliari. Chiamparino ha confermato piena fiducia ai due assessori. Alla comunicazione è seguito un ampio dibattito con interventi di tutti i gruppi. La sesta commissione, presidente Daniele Valle, ha licenziato a maggioranza il 27 ottobre la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015-2016. Per la Giunta è intervenuta l'assessore all'istruzione Gianna Pentenero. Si sono svolte il 29 ottobre in Commissione Sanità le consultazioni sul disegno di legge che mira a dotare la Regione di una normativa sul servizio civile che disciplini la materia in base alla legislazione nazionale. Il nuovo testo prevede anche la realizzazione di progetti finalizzati alla sperimentazione e alla promozione di forme innovative di attuazione del servizio civile nel territorio piemontese. Verrà inoltre istituito l'albo regionale degli enti di servizio civile.